Carissimi amici web spettatori, carissime amiche web spettatrici, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0 Channel. Ci troviamo in questo momento presso il presidio di Borgone in Val Susa, dove avevamo appuntamento con Alberto Perino, il leader del movimento NoTav e altri attivisti NoTav. Per avere un aggiornamento di quello che sta succedendo, che è successo ultimamente, e così parlare con il punto di vista dei NoTav, quindi dei cittadini del luogo, dei valsusini, di tutto quello che è successo. Già prima, in attesa che arrivasse il tecnico del suono della sette che si era perso, abbiamo già fatto una chiacchierata, diciamo, a telecamere spente e ne ho sentite delle belle che ovviamente verranno ripetute adesso a favore di telecamere. Quindi, se siete interessati a questo argomento, rimanete qui perché vedrete e sentirete soprattutto delle cose molto interessanti. Ecco qua, adesso rivolgo la telecamera verso di loro. Io sto riprendendo in diretta, eh? I francesi, no? Hanno detto tante volte che non hanno i soldi, questa cosa qui non è prioritaria, eccetera. E c'è un bellissimo servizio che è uscito sulle Iene, in cui è stato sentito uno dei responsabili della Commissione 21, no? Della francese, il quale tranquillamente è reperibile sul web, tra parentesi, ovunque, il quale tranquillamente dice che quest'opera non si riuscirà a fare, non si riesce a fare, non ci sono i soldi, eccetera. Precisa domanda che gli fa il conduttore, gli dice: ma allora non ha più motivo di esistere, finirà, no? Non c'è più. E lui risponde testualmente: le grandi opere servono per far sognare la gente. E quindi non ci sarà nessun politico che riuscirà, che avrà il coraggio di dire che queste opere, che quest'opera viene accantonata perché non serve. Uso una parola francese quasi intraducibile, comunque vuol dire in sostanza è grave, è un problema, no? Ma purtroppo è così. Quindi nessuno dirà mai che non deve essere fatta, si farà melina per non farla. Questo è il dato di fondo. Ok, questo è il documento di cui dicevate? Questo è uno dei Uno dei, adesso documenti. prendiamo l'altro. Adesso vi facciamo vedere l'altro. Io sto a destra sempre. Sì. Con il logo, sì. Io vorrei però che lo presentasse Sì, lui se lo puoi questo tenere un segno. po' più basso. O lui. Cioè, Tutti però proprio. signori, mettiamoci in un luogo che sia, mettiamo qua all'ombra. Cioè, qualcosa vuoi tu, dici Per avere luce. all'ombra, al suolo, quello Venire che qua, vuoi. così Sì, vediamo, non stiamo a metà. sì, ecco, non a metà perché sennò Però diventa matto con. riesci a vederli tu questi? A metterli a fuoco? Sì, ma poi possiamo anche. Vabbè, Perfetto, intanto anche li sole o facciamo. ombra per questi? Perché questi No, ma hanno. quello Poi, non. poi possiamo fare il Lo facciamo dettaglio anche dopo, dopo, se no diciamo. ti passo anche l'immagine. Diciamo, cos'è che lascia perplessi oggi ancora sulla TAV di cui si è detto molto in questi anni? Cioè molto, per spiegarlo semplicemente, no? Sì, Che cos'è meglio di. che lascia perplessi su Ma quest'opera? per esempio un documento che noi abbiamo recuperato con una certa fatica e nel quale si dice che il principale obiettivo di una piattaforma del corridoio Torino-Lione è quello di far lavorare la vecchia linea, cioè l'esistente. Questa è un'assoluta novità perché a un certo punto sono le parole che noi da anni diciamo. Cioè questo documento che cosa direbbe? Direbbe Questo che la linea documento che. esistente andrebbe già bene per il trasporto Esattamente, delle è la merci. relazione annuale del coordinatore Brinkhorst, che a livello della Commissione europea si occupa di verificare tutte le condizioni dei progetti che sono in corso, in questo caso qui della Torino-Lione, e parla di una riunione che è stata dedicata, io vi leggo le parole testuali, i partecipanti hanno riconosciuto la necessità di riattivare la linea esistente e renderla il principale asse ferroviario per il trasporto di merci tra la Francia e l'Italia. In più, convenendo sulla infattibilità politica, una traduzione un po' strana, l'impossibilità politica di proporre la costruzione di una nuova linea senza fare tutto il possibile affinché quella esistente torni a essere la principale arteria di trasporto in seguito ai lavori di ampliamento del traforo ferroviario del Frejus-Montenegro. Chi lo dice questo? Lo dice la piattaforma, un importante gruppo di lavoro che si chiama la piattaforma del corridoio Torino-Lione, nel quale sono rappresentati tutti la Commissione europea,
Stati, la Francia e l'Italia, le ferrovie statali francesi e italiane. Cioè questo quindi non è un documento di una parte, diciamo così, di un movimento, no, di una, è una relazione, relazione annuale del coordinatore? Brinkhorst. Viene da Bruxelles, ottobre 2013. Esatto. E noi l'abbiamo avuto recentemente e soprattutto siamo riusciti ad avere anche il verbale di questa riunione nel quale si conferma questa frase. Ah, era quello il gesto? Sì, ah, ok. Chiudi. Io dicevo, ma ce l'ha con me? No, okay. No, non ce l'avevo. Ok, ero fuori campo col microfono. Sì, ok, perfetto. Perfetto. Allora, visto che siamo in questo momento che non impalliamo la telecamera, mi dite, no, messa che sto a fare. Qualcuno mi può mettere un commento, giusto per capire che mi vedete, mi sentite? Per favore, aiutatemi su. Commentate, siete in 33, uno che si sprechi un po' i polpastrelli e mi dica per gentilezza se sentite e vedete correttamente. Grazie, perché non posso mettere proprio il microfono sotto la bocca di chi parla, perché non devo entrare in campo della telecamera, della truppe della 7. Quindi, tenendolo più lontano, il rischio è che non si senta molto bene. Quindi, per cortesia, datemi una conferma che si sente. Grazie. Fammi vedere perché non va bene. Se riuscite a dirlo in breve, sì, in breve, è una roba sì. Spot per Francia. Cioè, due chiavi. Questa è la deduzione di soldo. Cioè, meno 40% di contributo, meno 60% di opera. Sì, si passa da 2 miliardi e 91 milioni a 890. 900. Grazie Gabriele, grazie al Panfilo, grazie mille. A 400. Questo è scritto qua dentro. Questo è un documento ufficiale della Commissione Europea, cioè la riduzione drastica dei fondi dal 41% per i contributi e 57% per le opere. Stiamo già riprendendo ancora? No, adesso arrivo. Comunque questa è la sostanza di questo. E questo lo dice la Commissione Europea, lo dice noi ieri, lo dice nel marzo del 2013 e trascrive quello che una decisione assunta nel dicembre del 2012. Praticamente in contemporanea. Quindi chi la deve finanziare quest'opera a questo punto? Perché senza ai 2 miliardi non si arriverà insomma, a coprire l'opera, no? Per adesso. Perché è finanziata... i francesi dicono che bisogna finanziarli con la vignette, forse. No, tutti dicono come bisogna finanziarla, però aspettiamo di vedere i soldi, perché per finanziare un'opera ci vanno i soldi. Non mi sembra siamo in una condizione economica facile dal punto di vista della disponibilità di fondi, quindi chi dice che vuole fare la Torino-Lione deve anche dire dove prende i soldi e a chi li fa prendere. Poi l'altro dato interessante è questo, se ti serve fare domande, perché li ha tolti? Notevole ritardo dovuto a difficoltà amministrative e tecniche. Però difficoltà amministrative e tecniche e non invece ai presunti danni che valutare. Sono stati fatti. La Commissione Europea ha scritto nero su bianco, poi se i giudici... Difficoltà io non faccio l'avvocato, no, io faccio il tecnico, mi limito a leggere cosa c'è scritto. C'è scritto notevole difficoltà amministrative e tecniche. Altro non c'è scritto. E non è il movimento notava la responsabilità. È questo che volevo capire. Noi non gestiamo il progetto. Ok. No. Voi riuscite a stare comunque qua vicino? Sì, facciamo un po' capannella. Sì. Così. Alessio? Ti può interessare se ogni tanto io volutamente entro in campo con il mio telefonino o preferisci di no? Come vuoi. No, no, decidi tu. Se ti fa gioco per il taglio che vuoi dare, lo faccio volentieri, se no no. Come vuoi, cioè tanto sono abituato sia a stare dietro che a stare davanti. Siamo... Quindi... Nota bene che nessuno conosceva l'esistenza di quei documenti lì, in particolare di questi. Cioè nessuno conosceva fino a questo momento l'esistenza di questi documenti? Li abbiamo presentati noi. Nonostante abbiano più di un anno, nonostante siano del marzo 2013, addirittura la decisione del 2012, esatto. Quindi... E perché? Sai dove l'abbiamo scoperto? Guarda, questa è l'ordinanza di applicazione di misura cautelare sul quadro. Qua sopra, per dire che sono dei terroristi, eccetera, hanno messo tutta la documentazione di tutto quello che è stato fatto in questi anni. Io mi sono messo a leggerla attentamente e a un certo punto ho trovato questo passaggio. 5 marzo 2013, sulla base di una proposta di revisione consegnata dagli Stati membri alla Commissione UE, il giorno 11 dicembre 2012, in sostanza la riduzione è pari a 276,5 milioni di euro,
passando da 871 milioni a 395. C'è un'ulteriore riduzione. La riduzione, quella che lui ti ha fatto vedere. Da questo ci è scattato l'allarme, ne ho parlato con loro, ne abbiamo chiesto all'Unione Europea, abbiamo impiegato 3 mesi per recuperare quel documento, che non esisteva, nessuno ne sapeva niente, non esisteva, non c'era. Cioè per voi questa è la pistola fumante per dire che quest'opera è inutile, qui non c'è i fondi per essere finanziata. Infatti. Però loro lo tengono nascosto, capisci? Se non era su questa cosa qui che probabilmente gli è stata passata dal Ministero delle Infrastrutture su richiesta della magistratura torinese per poterlo infilare, la magistratura torinese non ha capito assolutamente niente di cosa ha infilato, perché nella fine dell'ordinanza e tutto il resto continua sempre a parlare di 681 milioni di euro. Cioè le vecchie cifre? Le vecchie cifre, quando loro stessi hanno scritto che dal 2012 non sono più quelle. Come si spiega questa cosa qui? Cioè, questo è un documento? Che allora nessuno legge i documenti, questa è un'opera che sta andando avanti esclusivamente per slogan, ma nessuno li ha letti i documenti, i politici che propongono queste cose non sanno niente, il vice ministro delle infrastrutture del governo Letta, a Marco Sibona dei 5 Stelle, senatore 5 Stelle, gli ha detto ma possiamo mica tirarci indietro, ormai in Francia l'hanno fatta tutto, sono arrivati alla frontiera. Il vice ministro Sibona gli ha detto senti, vieni con noi, ti facciamo vedere cosa hanno fatto in Francia. 3 discenderie. In tutto neanche 10 chilometri di buchi. Beh, adesso c'è stata l'elezione del nuovo Parlamento europeo, no? Siamo all'indomani di questa tappa. Questa è un'opera che coinvolge l'Europa fortemente. Sì, perché è l'Europa che per adesso ha dato disponibilità di mettere dei fondi per fare però solo lavori preliminari. Non stiamo ancora parlando di lavori dell'opera principale. Cos'è questo? No, chiediamolo all'Europa. Questa è una lettera del vicepresidente della Commissione Europea, prima delle elezioni ovviamente, Sim Callas, vicepresidente della Commissione Europea, quindi viene da Bruxelles, è datato 9 aprile 2014. Esatto. Cosa dice? Recente. Dice due cose semplici, c'è scritto, viste le difficoltà... Aspetta un attimo, ripartiamo da cosa dice, tienimi ancora un attimo, ok? Te lo do poi. Subito la scritta. Abbiamo già fatto questo, no? Ma ero tutto largo. Fai il passaggio. Ok, questo viene da Sim Callas, vicepresidente della Commissione Europea, è datato 9 aprile 2014, quindi un documento recente. Cosa dice? Dice, viste le continue difficoltà di Francia e Italia ad aderire alla tempistica del progetto, dopo più avanti spiega che i fondi sono stati ridotti. La riduzione è molto grande. Di quanto? Reduction. Lo vediamo di qua. Questa è la decisione della Commissione Europea, vedete la data, 5 marzo 2013. Stiamo parlando di un anno fa, oltre. Bruxelles, 5 marzo 2013, decisione della Commissione Europea. Che dice questa decisione? Lo dice una cosa... Aspetta un attimo. Allora, da qua a quassù. Commissione Europea, Bruxelles, 5 marzo 2013, decisione della Commissione. Cosa dice questa decisione? Dice questo. Questa è in sintesi. Queste erano le opere previste inizialmente. 2 miliardi. Il contributo era di 671 milioni di euro. Questo nel 2008? Nel 2008. Nel 2010 la Commissione ha visto che i lavori erano in ritardo, ha concesso una proroga di 2 anni, dal 2013 che era la fine al 2015. Adesso, con quella decisione che abbiamo visto prima, si certifica, lo dice la Commissione, che i lavori sono talmente in ritardo che non potranno essere finiti entro il termine. Quindi il progetto è stato ridimensionato, da qui a qui. Più del 57% di riduzione come valore delle opere e il contributo si è ridotto del 41%. Adesso per Italia e Francia ci sono neanche 400 milioni di euro. E come si farà a distribuire questi soldi e a coprire soprattutto i lavori? La distribuzione tra Italia e Francia è questa. Vediamo che qua questi sono i soldi disponibili per l'Italia, questi per la Francia. All'Italia sono stati dimezzati. Cioè da 437 siamo arrivati a 219. Questo non lo dice il Movimento Notav o qualche tecnico, lo dice la Commissione Europea, lo dice una decisione della Commissione Europea ed è confermato dal vicepresidente della Commissione Europea, che adesso sarà sostituito, ma era in carica a quel momento. Questo è un dato importante. Allora, qualcuno ha la responsabilità di questi lavori. Le notevoli difficoltà tecniche e amministrative, dove era scritto questo passaggio? È scritto nella decisione della Commissione Europea, cioè, subito. Che cosa dice questa decisione in sintesi? Dice questo. Dice,
registra un notevole ritardo dovuto a difficoltà amministrative e tecniche e questo è il motivo della proroga. Dice proroghiamo al 31 dicembre 2015. Poi successivamente dice per via degli ulteriori ritardi l'azione non potrà essere portata a termine entro il 31 dicembre 2015. Si è dovuto pertanto aggiornare in base alle cose che possono essere fatte in tempo. Quindi il contributo ai beneficiari è di 395, 282, 150 euro. 395 milioni di euro. E non più i 671 di prima. Allora, lasciamo perdere il Movimento Notavo un attimo. Però questi ulteriori ritardi parliamo, a cosa sono appunto, dovuti? Parliamo dei lavori. I ritardi sono dovuti al fatto che i lavori vanno con le tempistiche che stiamo vedendo. A che punto siamo della galleria? Qui stiamo scavando una galleria a Chiomonte di 7500 metri. Non è la galleria del tunnel di base. Arriva in fondo alla montagna e poi si ferma lì. Se e come sarà realizzato questo lavoro avranno dei risultati, sulla base di questo dovrebbero valutare come scavare l'eventuale tunnel futuro. Di 7500 metri, quanti sono stati scavati ad oggi? Bisogna chiederlo all'ETF, c'è scritto sul suo sito. Potete visualizzare da soli a che punto siamo. Credo a oggi siamo a poco più del 10%. E siamo a meno di due anni dalla fine del programma. Beh, il governo dice che questi ritardi sono anche imputabili alle azioni notabili. Nella decisione della commissione io non lo leggo. Se il governo ha qualche documento. C'è un documento di Brinkhorst che dice espressamente che non sono imputabili alle opposizioni locali. Quindi, c'è scritto nero su bianco. C'è scritto nero su bianco da Brinkhorst. Che è sempre il coordinatore. Il coordinatore, eccetera. Anche perché non ammetterebbero mai. Quindi loro dicono, ma poi ci sono davvero problemi tecnici e tutto il resto. Ma bisogna tenere presente un'altra cosa, che nessuno dice. Nel progetto definitivo presentato al Ministero, adesso fanno questa discenderia della Maddalena, no? Che dovrebbe essere lunga 7,5 km, quando arrivano all'altezza del tunnel di base, no? Fanno un grande camerone, smontano la talpa, no? La tirano fuori e ricominciano a fare lo stesso buco, semplicemente più grosso, perché il buco verrà rialesato a 10 metri o 8 metri. Adesso il buco è fatto di 6, ma noi diciamo, ma scusate, se ne avete bisogno che sia fatto di 10 o di 8 metri, perché non lo fate subito di 8 metri invece di farlo di 6, arrivare al fondo, ti uscire fuori, rimangiare tutto il cemento armato che avete messo, no? E che risposta si dà? Che si spendono più soldi e quindi si guadagna di più. Ricordatevi sempre, le grandi opere sono il bancomat dei partiti e delle mafie. E questa grande opera l'ha voluta l'Europa però? No, è lì l'errore. L'Europa non ha mai chiesto di fare una nuova linea. L'Europa parla di potenziamento di un sistema a maglie. Questo sistema a maglie c'è già una linea ferroviaria che abbiamo letto prima, che va benissimo, può portare può portare 10 volte quello che sta portando oggi. 10 volte. Allora queste sono delle cifre spaventose, no? E l'Unione Europea chiede solo che ci sia la maglia. Attenzione, guardate che l'Unione Europea non ha mai scritto da nessuna parte, anzi esclude espressamente che questa sia un'opera ad alta velocità. C'è proprio scritto, questa è semplicemente una ferrovia normale. Quindi, piano d'ascolto mio, di là? Quindi che cosa è? Allora che senso ha fatto? Mi verrebbe da dire col buon senso del buon padre antico. Quello che abbiamo sempre detto tutti, quest'opera è intanto inutile. Noi abbiamo sempre detto, ci sono tre motivazioni fondamentali per non fare quest'opera. Primo, è inutile. Secondo, è così costosa che nessuno è in condizioni di pagarla. Terzo, è ambientalmente devastante. Però mi sembra che stanno andando avanti, non è che c'è un ripensamento, addirittura il Senato ad aprile ha approvato definitivamente l'accordo Italia-Francia. Il Senato ad aprile ha approvato l'accordo Italia-Francia che all'articolo 1, comma 3, dice espressamente
questo accordo non prevede l'inizio dei lavori, che dovranno essere previsti da un nuovo accordo secondo le convenzioni, eccetera, eccetera, quando si saprà esattamente quando mette l'Unione Europea. Fino a quel momento... Allora, cosa dite? Solo che questa... Sempre Italia, eh? Solo che questa è una... Voi venite qua vicino, così anche voi così. È un sogno, è sempre... È un sogno, intanto chi parla. È una bufala, è una menzogna, una grandissima menzogna, una pubblicità. Nel servizio che ha fatto la 7, siete voi con le Iene? No, le Iene è Italia 1. No, Italia 1, allora niente. Il servizio che ha fatto le Iene, tempo addietro, sì. A un certo punto il politico francese interrogato dice testualmente: le grandi opere servono a far sognare i popoli o le popolazioni, adesso non ricordo bene. Quindi nessun politico dirà mai che bisogna fermare quest'opera. È vergognoso, ma purtroppo è così. Quest'opera verrà rallentata, si mangeranno dei soldi, ma è un'opera per far sognare la gente. Torniamo su di lui, sempre sul piano d'ascolto. Tu mi avevi fatto vedere quel documento prima, rivediamolo meglio, che sì, il passaggio è anche là dove c'è scritto quello che sostenevi. No, il primo, quello che mi hai fatto vedere tu, qual è? Era questo? Ah, ecco, sì. Esatto. Tu puoi farlo, sì, inquadrarlo. Cosa devo fare? Sì, no, infatti. Io se non te lo dico non le ho fatte le cose. Okay. Alessio, guarda, ci sono anche i francesi che sono venuti apposta a 200 sì, km. Adesso lo intervistiamo. Sì. Relazione al DUA annuale del coordinatore, il coordinatore Brinkhorst, Bruxelles, ottobre 2013, quindi un documento ufficiale, non di una parte sola, no? No, assolutamente, un documento della... Ecco, dov'è che si spiega, in quale parte si spiega? Dunque, qui si parla dei ritardi e qui si parla di questa affermazione. I partecipanti hanno riconosciuto? I partecipanti hanno riconosciuto. Qua, no? La necessità di riattivare la linea esistente e rendere il principale asse ferroviario per il trasporto di merci. Allora, tra la Francia. Allora facciamo questo, Andrea. Sì, te l'ho fatta larga. Questo la qui? Ci sei? Sì. Riattivare la linea esistente e rendere il principale asse ferroviario per il trasporto di merci tra la Francia e l'Italia, convenendo sull'infattibilità politica di proporre la costruzione di una nuova linea senza fare tutto il possibile affinché quella esistente torni ad essere la principale arteria di trasporto. Quindi di fatto dicono che o prima si fa tutto il possibile perché ciò che esiste venga sfruttato al meglio, o è inutile fare la TAV. Un'affermazione tra l'altro che stanno negli accordi tra Italia e Francia. Si è detto nel primo accordo del 2001. Piani d'ascolto. Si è detto la linea nuova si farà a saturazione di quella precedente. Quella precedente, che è quella che attualmente, sulla quale attualmente viaggiano i treni passeggeri locali, sì, internazionali, il TGV, le merci, eccetera, eccetera, non è per niente saturata, tanto che il traffico delle merci è a un nono della capacità. Della capacità. Sì. Possiamo anche dire che le capacità ferroviarie crescono con l'aumento delle tecnologie. Quindi oggi è un nono, ma potrebbe essere anche un decimo, un quindicesimo, con le tecnologie di controllo del trasporto ferroviario del futuro. Quindi questa linea è perfetta. Noi diciamo, lo diciamo da tempo, che le gallerie, anche per esempio quella della metropolitana di Parigi di un secolo fa, o le gallerie romane di 2000 anni fa, funzionano benissimo. Non c'è bisogno di toccarle, basta usarle. Certo. Poi, poi arriviamo piano così capisco di cosa parliamo. I dettagli del foglio. Sì, ci siamo proprio... Vabbè. Senti, ma su queste robe due, noi vediamo le immagini, strette, no? Fate sì, la... Sì. Mi interessa montare, esatto, la... Sì. Questa l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto per la data e larghe. Ok? Ma vi possiamo mandare anche questa? Sì, ce l'avete? Vi lasciamo una chiavetta? No, con certo. Ho l'immagine con sottolineato. No, ma visto che c'è poco tempo per montare, allora, se lui fate prima qua... il video... Ops, ecco, se me lo spieghi queste questo... Queste qui te le ho fatte... Alla veloce. Allora, la prima l'ho fatta stretta, la seconda l'ho fatta stretta. Ok. 2 miliardi e 91 vogliamo milioni. Vogliamo rifarle, dai, sì, facciamo gli stretti. Ce l'hai sempre stretta, però. Sì. Io mentre parlavate... Sì. Dimmi quando sei pronto. Vai.
qui si vede chiaramente 2 miliardi e 91 milioni nel 2008, 671 milioni era il finanziamento, contributo. Il contributo. E invece praticamente nel 2013 si è ridotto a 890 miliardi per quanto riguarda le opere, il contributo no, 890 milioni. Milioni per quanto riguarda le opere, 395 milioni per quanto riguarda il contributo, quindi c'è una riduzione del 41% per quanto riguarda i contributi. E diciamo anche in più, che cosa sono le cose che mancano qui? La maggior parte sono lavori di anticipazione dell'opera principale che erano previsti qui in Italia, a Susa, e che sono stati spostati, anzi direi in questo momento rinunciati come programma di lavoro, perché di quel miliardo e quattro sì. circa ne rimangono poca cosa di piccola attività di preliminare da fare qui, ma sono spostamenti in linee elettriche, non scavi di galleria o cantiere. Quindi ulteriormente, insomma, ancora più grave, voglio dire. No? Non solo perdita di contributo, ma anche una drastica riduzione dell'attività prevista nel programma che è stato presentato all'Unione Europea e che l'Unione Europea ha accettato di finanziare. Quindi come se ne esce da tutto questo calderone di cattiva informazione, di imposizione di un'opera, di mancanza di finanziamenti, documenti ufficiali di cui non si era tenuto conto perché nessuno li aveva fatti? È semplice, basta un politico che dica le cose per come sono. Abbiamo dei politici oggi, quali che siano, hanno le carte in mano, conoscono i documenti, li prendono, li leggono e ne traggono le conseguenze. Soldi per fare l'opera non ce ne sono, mi sembra. L'Unione Europea ce li sta riducendo, la linea esistente può trasportare 9 volte quello che ci sta passando sopra oggi e può comunque trasportare il triplo di quanto mai ci sia mai passato ferroviario. Quindi a questo punto è una priorità? La domanda è una priorità o abbiamo altre priorità? Noi pensiamo che le priorità siano altre, ecco perché siamo qui. Ok, se sì, faccio una totale magari da lontano. Sì, allora stiamo un attimo qui. State sempre un attimo qua vicino, sempre parlando così. Quindi voi pensate che le priorità siano altre, no? Ecco, le priorità, insomma, mi sembra che dovrebbe pensarlo anche il governo, che la priorità... Il compito del governo essere... decide le priorità. Ha problemi di soldi pochi e tante cose da fare. Questa è tra le prime come priorità? Secondo noi no. La messa in sicurezza delle scuole, la sicurezza dal punto di vista idrogeologico, la sicurezza antisismica degli edifici pubblici, il risparmio energetico negli edifici pubblici, possiamo farne N. Poi magari queste non sono opere, come dicevamo prima, che fanno sognare, perché fanno immaginare futuri strabilianti, vero? Però hanno o meno impatto occupazionale? Ce li deve rispondere il governo su questo. Noi siamo solo cittadini e ci limitiamo a constatare il rapporto tra utilità... Anche un lavoro investigativo, non da poco. Però lo facciamo da cittadini, noi guardiamo le cose per come sono, leggiamo le carte, vediamo cosa si propone di fare e vediamo la credibilità di chi le porta avanti. 25 anni è il tempo di discussione di quest'opera da quando se ne parla, lui ce lo potrebbe dire. Adesso dopo 25 anni stiamo ancora parlando di lavori preliminari, contributi vengono tagliati a metà e linea che è vuota. È una priorità? Ce lo dica il governo, sono priorità. Va bene? Sì, ce lo dica il governo se è una priorità. Claudio? Io posso aggiungere che poco fa è passato un treno, purtroppo voi non avete potuto riprenderlo, c'è la vegetazione. Abbiamo sentito, sì. Sì, era un treno da oltre 1000 tonnellate, un treno di cereali, trasporto cereali, carri tramoggia. Un treno che aveva 2 locomotive di traino e una di spinta. Queste locomotive sono tricorrenti, possono viaggiare sotto... Diverse alimentazioni sono proprio l'esempio di quello che ci chiedeva l'Unione Europea, vale a dire l'interoperabilità, la possibilità di poter chiudere queste maglie e di avere uno scambio efficiente, no? Con l'esistente migliorato. Il miglioramento consiste nel fatto di usare dei mezzi idonei, dei mezzi moderni, dei mezzi in grado di trasportare così a grandi quantità di merci. Però non c'è la domanda. E allora... Fin tanto che questa linea è così poco utilizzata, noi crediamo che le priorità siano altre. Ok, sentiamo, il suo nome è? Jean-Paul Richard. Lei è francese, sta dall'altra parte. I francesi la vogliono quest'opera o no? Vous êtes français, vous habitez de l'autre côté. Est-ce que les français la veulent ou pas? Rifaccio la domanda in italiano e poi lui risponde. Se... Poser de mouvement la question, tu réponds en français. Lei è francese, i francesi dall'altra parte la vogliono o non la vogliono quest'opera? Les Français sont partagés. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on leur expliquait que c'était une bonne chose. Maintenant, ils se rendent compte que c'est inutile, c'est coûteux et inutile,
Et donc les gens sont en train de changer d'avis. On a le soutien de plusieurs députés français qui ont changé d'avis, qui se sont rendus compte que le projet était inutile. Donc non, les Français, petit à petit, sont en train de changer de camp. I francesi erano divisi inizialmente sull'utilità di quest'opera, ma si sono resi conto col passare del tempo dell'inutilità di quest'opera. Anche alcuni deputati francesi hanno cambiato opinione e quindi c'è la speranza che l'opera si fermi perché l'opposizione è comune. Qui in Italia si pensa che invece la Francia sia molto più avanti rispetto a noi nell'esecuzione dell'opera, che quindi in Francia sia cosa fatta e l'Italia invece continui a dare problemi. En Italie, on pense généralement qu'en France, l'œuvre est déjà faite et donc il n'y a plus de problème. Et ça, c'est la vision que nous avons. Faccio la domanda. In Italia si pensa che in Francia l'opera sia già avanzata, quasi finita, che non ci siano state proteste, mentre che i problemi siano solo qua in Italia. È così o no? En France, on fait des annonces. On a lancé un projet de 300 millions fermes. Mais il faut savoir, 400 millions, dont 300 millions fermes, mais il faut savoir qu'il n'y a aucune aide de l'Europe pour l'instant, alors que c'est vendu dans le contrat avec les entreprises, c'est vendu avec une aide de l'Europe. Elle n'existe pas, cette aide de l'Europe. Donc on pousse le bouchon pour faire avancer les choses et pour faire croire aux gens que c'est irrémédiable. Mais aujourd'hui, rien n'est perdu. Si on se bat pas, on a perdu, mais si on se bat, on peut gagner. Alors, in Francia fanno, posso dire anche come in Italia, degli annunci per definire le cose che in realtà non si possono fare perché c'è solo un effetto annuncio, non ci sono i denari. E Jean-Paul ritiene che l'opposizione può contribuire enormemente a fare cambiare le idee. Se ci si batte l'opera non si farà, se invece non si fa una lotta e chiaramente c'è il rischio che quest'opera possa avanzare. Le lotte le state facendo, abbiamo visto dei cortei anche di solidarietà con il movimento Notav italiano, con i quattro attivisti che sono in carcere con l'accusa di terrorismo. Le lutte vous le faites en France, on a vu par exemple des manifs aussi pour la solidarité des quatre activistes arrêtés en Italie. Alors qu'est-ce que vous faites en France finalement avec nous? Ripeto la domanda. Le lotte in Francia le fate, abbiamo visto anche molti cortei di solidarietà con i quattro attivisti italiani in carcere con l'accusa di terrorismo. Bon, pour les quatre activistes, c'est vrai que on continue à se battre sur le projet Lyon-Turin, mais les gens n'ont pas cette perception de comme en Italie où bon, il y a la enfin c'est pas comment l'expliquer. In Francia ci si batte anche se non c'è questa la stessa percezione che c'è in Italia, e in particolare con riferimento agli arresti. Je crois que le journaliste peut-être il a fait référence à la récente manif qui a lieu à Rennes, où il y avait des grands projets inutiles. Oui. Voilà, peux-tu oui, dire quelque chose sur ça, parce qu'on a vu pas mal de drapeaux aussi en Bretagne. Oui. Cioè, si fa riferimento a Rennes? Sì, il giornalista forse chi faceva riferimento alla recente manifestazione di Rennes. Oui, je confirme que de toute façon, ça fait partie des grands projets inutiles, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou le Lyon-Turin, c'est en train de s'étendre à toute la France. Il y a des activistes, entre guillemets, qui prennent conscience que autant le Notre-Dame-des-Landes que le Lyon-Turin, c'est le même combat. Donc, bon, on n'est pas situé de la même façon par rapport à l'Italie, mais c'est le même combat. Et la stessa lotta, questa manifestazione si è svolta a Rennes, vicino a Notre-Dame-des-Landes in Bretagna, ma è la stessa lotta, e questa lotta è contro i grandi progetti inutili imposti che si sta attivando in Francia e in altri paesi con grande forza. È la stessa lotta che facciamo di qui e di là. Lei pensa che dopo queste elezioni europee, con soprattutto in Francia anche molti la vittoria di Marine Le Pen e di altri movimenti, diciamo così, più antagonisti da quel punto di vista, possa frenare, possa dire questa Europa così com'è non ci piace, l'Europa delle grandi opere pubbliche che rovinano il territorio? Cioè, ci può essere un cambiamento con questa nuova compagine del Parlamento europeo? Suite ai risultati delle elezioni europee, in particolare in Francia, avec la victoire della du Front National, quelle est votre opinion par rapport au futur des grands projets en France? Répète la demande.
Lei pensa che la vittoria di questi movimenti antagonisti, soprattutto nei riguardi dell'Europa così com'è, la vittoria di Marine Le Pen e di altri movimenti in tutta Europa, possa in qualche maniera frenare queste grandi opere pubbliche che incidono sul territorio? Marine Le Pen et son parti sont opposés au projet. Hein. Je veux dire, c'est des nationalistes ou disons qui protègent les intérêts de la France. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense qu'il ne faut pas se contenter de ce qui se passe, des résultats des élections européennes. Il faut continuer à se battre. Dans les listes européennes, il y avait deux candidats qui sont opposants au Lyon-Turin. Donc, je veux dire, c'est multiple. Je veux dire, il y a Marine Le Pen qui est opposée. Il y a d'autres petits partis qui sont opposés. Et dans les listes comme les écologistes, il y avait des candidats contre le Lyon-Turin. Marine Le Pen del Fronte Nazionale, in uno spirito nazionalista, evidentemente è contraria a queste opere europee per la difesa degli interessi della Francia, però è difficile stabilire se sarà da quella parte che viene il massimo appoggio alla nostra opposizione, perché noi abbiamo visto che c'è un fronte di opposizione molto esteso tra i movimenti ecologisti, i Verdi, e ci sono dei deputati che sono stati eletti, si sono dichiarati apertamente tra i Verdi a favore del nostro movimento dell'opposizione, l'opposizione in Francia, così come in Italia, la Torino di Lione. L'ultima domanda è di questa Europa così com'è, lei che cosa pensa? Di Come lei, che schifo pensi? questa Europa così com'è, lei che pensa? Je ne pense plus, par rapport aux partis politiques, je suis très déçu de l'attitude des partis politiques, parce que personne ne remet en cause ce projet. Je veux dire, au niveau politique, il y a quelques députés qui le remettent en cause, mais tout le monde reste sur son idée première et rien ne change. Per quanto riguarda l'azione dei partiti politici in Europa sono molto deluso perché nessuno fa niente e alla fine non c'è un risultato da parte loro, tocca a noi fare l'Europa. Ed è per questo che anche la vittoria del Front National è stata così schiacciante. Pas que la victoire du Front National était Perché si è écrasante, vicino alla gente, vicino al parce qu'il territorio. est plus près des gens, plus Oui. près du Je territoire. pense que les gens sont déçus des partis politiques traditionnels. Donc ceux qui ont voté pour le Front National ne sont pas forcément des fascistes, mais je veux dire, ils sont Désespéré. exaspérés par l'attitude des partis politiques traditionnels qui ne font rien, qui laissent faire les choses, qui n'ont pas le courage de changer les choses. È assez probabile che i francesi che hanno votato per il Fronte Nazionale non siano dei fascisti, come possiamo immaginare, ma persone esasperate dalle inattività dei partiti tradizionali, e quindi hanno visto in questa candidatura, in questo programma, un'uscita diversa. Merci. Vogliamo fare piani di ascolto su di lui? Al sole o all'ombra? Bravo, vai. Alberto, noi adesso qual è il programma? Ci spostiamo da qualche parte? Quello che dovete dirci voi, Ok, perché sì, adesso noi abbiamo da parte mia è tutta la luglio, giornata, sì. si può andare a mangiare un panino da qualche parte se volete, Sì. eccetera. Poi dovrebbe arrivare Gabriella Tittamel che assieme Alberto Poggio vi accompagna su al cantiere. Perfetto. Quelle due cose che dicevi prima che io andassi in onda, che sono molto importanti, cioè su quei due Ma esempi le dico a te, pazzeschi. non a lui, perché è troppo Va corto bene, lì. va bene. Sì. E Sì. allora diciamolo subito. Intanto mi hai detto, mi dispiace molto di essermi reso mezzo di questa cosa, che dopo l'intervista che ti feci durante l'ultima manifestazione a cui ho partecipato, hai ricevuto una querela. Sì, ma non è sicuramente colpa tua, sono io che ho detto le cose, quindi non mi assumo tutta la responsabilità. Sì, mettiamo. No, prego, prego. Ci spostiamo perché eravamo proprio in campo e eravamo brutti così lontani. Quindi, stavi dicendo in merito alla querela che hai ricevuto? Sì, ma basta qui. Allora, sì, in effetti in quella dichiarazione io, in perfetta buona fede, ho detto che Rettighieri, che è stato il direttore del cantiere dell'alta velocità a Bologna, aveva rassicurato tutti che le opere sarebbero andate bene, non c'erano problemi. In realtà, in via Carracci,
erano crollate delle case, ecco. E tutto questo non è dispiaciuto ai palazzinari, perché sono riusciti a comprare le case con prezzi molto bassi, li stanno ristrutturando ex novo, li venderanno a prezzi molto alti. Scusami, non è che così ti becchi un'altra querela dai palazzinari? Non credo, è il loro mestiere, quindi voglio dire, sicuramente loro, è lecito quello che fanno, loro comprano una casa che può essere disastrata, la comprano a prezzi di una casa disastrata, ci mettono dei soldi che normalmente l'inquilino non sarebbe assolutamente in condizione di tirar fuori, ristrutturano tutto il quartiere è addosso, a ridosso della stazione TAV di Bologna, e quindi sicuramente avranno dei prezzi più alti di quello che loro hanno investito, ma questo fa parte del gioco, voglio dire. Non è neanche detto che sia stato voluto tutto questo fatto, è un'occasione che si è presentata, e quindi chi fa quel tipo di business ha approfittato di questo business. Beh, come quelli che ridono quando c'è il terremoto. Diciamo opportunismo, dai, non è un reato sicuramente, opportunismo. Diciamo così, opportunismo finanziario, ecco, questa è una cosa normale. Invece scusami Alberto, tornando alla querela, perché ti ha querelato? La querela, sono stato querelato perché lui ha scritto nella querela che lui quando è arrivato i disastri in via Carracci erano già capitati e quindi non erano imputabili a lui, perché io avevo aggiunto che come potevamo fidarci di rettiglieri che ci diceva state tranquilli, va tutto bene, tutto normale, quando aveva questo passato. Ecco. Io non avevo la conseguenza, sapevo che lui era stato direttore lì e sapevo che in via Carracci sono successe queste cose, quindi sono cose che ho detto. Prendo atto che lui dice che sono capitate prima, penso che lui però non è che l'abbia fatto gli annunci sui giornali. E invece poi mi citavi altri due casi dove tu hai sporto una querela, eccetera, dove ce n'era una che era veramente kafkiana, quella lì che c'era il video. Ti pregherei di anche in sintesi, però è troppo bella quella per non dirla. Allora, io ho fatto una querela perché la stampa ha pubblicato un video di un'intervista che mi ha fatto e poi ha pubblicato la trascrizione con i titoli di quello che secondo loro io avrei detto, tutto tra virgolette, peccato che quello che hanno trascritto non fosse quello che si vedeva nel video, e io sono stato citato come un delinquente, terrorista, un antagonista, eccetera, da Maroni in aula proprio per quello che era scritto in questo articolo. Allora io sporto querela contro questa cosa qui. La stampa aveva proposto una transazione economica, io non l'ho accettata perché non mi interessavano i soldi, mi interessava che venisse condannato esemplarmente questo giornalista che era stato un po' facilone, e nel giudizio in realtà il pubblico ministero aveva chiesto la condanna, il GIP ha assolto perché ha detto che non costituiva reato, non era diffamazione. Potresti ripetere qual era la frase che tu avevi effettivamente detto e come invece è stata riportata nel virgolettato? Certo, parlando di che cosa sarebbe successo alla manifestazione del 23 ottobre del 2011, io ho detto, testualmente si vede nel video e ancora su YouTube, ho detto le prenderemo, nel senso di dire le buscheremo, nel senso di dire, ho detto come abbiamo sempre fatto. E invece il giornalista ha scritto virgolettato prenderemo il cantiere. Ecco, mi sembra che sia veramente due cose completamente diverse. Se tu dicevi le prenderemo, cioè sento ci picchieranno. Le buscheremo, esatto. Ecco. Botte, ecco. Purtroppo per un piemontese utilizzare la parola buscarle è molto difficile, non viene, noi diciamo le prendiamo, ecco. E poi com'è finita a proposito anche la manifestazione? L'avete veramente presa? No, la manifestazione si è svolta in assoluta tranquillità, non è successo assolutamente nulla. C'erano tutte le televisioni che dovevano filmare gli scontri, dovevano filmare la carneficina e tutto il resto. Sono andate via delusissime perché avevano speso un sacco di soldi di trasferte e non è successo assolutamente neanche nulla. Una goccia di sangue, niente. Ma neanche una pietra, neanche assolutamente nulla.
Ecco, infatti io mi reputo sfortunato perché io, anche se proprio ho NoTav nel mio nome Facebook, però ho partecipato solo a due o tre manifestazioni, non a tutte, ma tutte quelle dove sono stato io non ho visto niente, mannaggia la miseria. Dico, ma dov'è che fatemi vedere un violento? Ma noi non siamo violenti e quando succedono alcune cose, tipo quello che è successo il 3 luglio, poi dicono che sia successo il 27 giugno del 2011, io pongo in media una domanda. Perché quando vengono lanciati i lacrimogeni al CS in Grecia, in Turchia, in Palestina, eccetera, tutti si scandalizzano e scrivono correttamente che sono dei lacrimogeni al CS, velenosi, vietati, eccetera. Quando vengono lanciati 4.200 lacrimogeni, come è successo il 3 di luglio del 2011 alla Maddalena, ci vengono a dire che quelli erano dei fumogeni e che non erano delle cose gravi. Allora, quando si è in mezzo ai lacrimogeni, specie i lacrimogeni al CS, ecco, che hanno tra parentesi intossicato addirittura le forze dell'ordine, no? E sono venuti a chiedere a noi i rimborsi spese perché secondo loro la causa è nostra, se loro si sono intossicati con i lacrimogeni che loro sparavano, quindi voglio dire un'assurdità, ecco lì diventano solo più dei fumogeni, non sono più dei lacrimogeni e va tutto bene. Io chiederei anche perché quando in piazza Tahrir i manifestanti tirano le pietre alla polizia va tutto bene e i media italiani fanno il tifo per i manifestanti e come mai invece quando in Clarea, intossicati dai lacrimogeni, partono alcune pietre o alcuni lanci di oggetti, ecco, improvvisamente noi siamo diventati dei delinquenti, dei terroristi e tutto il resto. Qualcuno ha detto, sì, ma qui il governo l'aveva deciso. Perché? Erdogan non è il governo. L'occupazione di Piazza Tahrir per farne un centro commerciale non era stata decisa dal governo, non era diventata una legge dello Stato. Allora, se vale per qui, vale per là. Perché questi due pesi e due misure? Perché là sono lontani e fanno notizia. Qui purtroppo siamo cattivi, brutti e antipatici e quindi dobbiamo essere massacrati. E soprattutto, aggiungo io, quindi eventualmente querelate me per questa aggiunta, l'informazione in Italia riceve finanziamenti pubblici dal governo e quindi ha tutto l'interesse a dire bugie. In questo caso, per favore, non querelate Perino, querelate Salvo Mandarà per quest'ultima affermazione. Grazie Alberto. Va bene, allora io direi che a questo punto chiudiamo questa diretta. Adesso noi ci trasferiremo per andare magari a mangiare un panino e in cantiere. Quindi se vi interessa questo argomento vi invito a rimanere allerta perché vedrete delle cose ancora più interessanti. No, allora, qui diciamo abbiamo fatto la parte discorsiva, diciamo politico-discorsiva. Lì andremo a vedere lo stupro del territorio. Quindi vi invito veramente a seguirci, perché se vi interessa questo argomento, sentirete e vedrete delle cose molto interessanti. Per il momento è tutto, vi ringrazio, a più tardi.